che è fondamentale potenziare i collegamenti tra Fiumicino e Ostia, che oggi sono inadeguati. Questa è una grande opportunità sia per tante persone che si spostano da Fiumicino a Ostia per ragioni di lavoro, ma anche per valorizzare lo straordinario potenziale di Ostia, il suo patrimonio archeologico, ma anche con il meraviglioso litorale. Per questo stiamo lavorando per il ponte della Scafa, per il potenziamento del collegamento e anche dal punto di vista della mobilità dolce, sostenibile, ciclopedonale. Crediamo che una maggiore integrazione dell'aeroporto con il suo contesto attraverso un sistema di mobilità integrata sia una grande opportunità per Roma e per Ostia. Visto che ho l'opportunità di averla qui, la Roma Lido mi sa dire qualcosa? La Roma Lido si sta modernizzando, adesso è in gestione della Regione Lazio, come sapete, e deve diventare, come è nel progetto, e noi speriamo nei tempi previsti, una vera metropolitana di superficie con 6 minuti di percorrenza e treni rinnovati. È fondamentale per tutti, è fondamentale per Roma, è fondamentale per Ostia e per i 10 municipi. Parlando invece di viabilità, un altro tema molto sentito per il territorio, il sindaco Gualtieri ha detto che bisogna lavorare insieme per un maggior collegamento tra Fiumicino e Ostia. Sì, un maggiore collegamento, bisogna anche lì dare una risposta rapida. Il grande assente sono le ferrovie. Sono le ferrovie perché ci sono aeroporti europei, i grandi aeroporti europei ci arrivano con 3 ferrovie dentro l'aeroporto, con 2 ferrovie alla metropolitana, con infrastrutture che sono all'altezza della situazione. Qui c'è una vecchia ferrovia, addirittura per arrivare, per fare pochi chilometri, 24-25 chilometri per arrivare alla stazione Termini, adesso anche senza fermate con l'Express si raggiunge Termini dopo 40 minuti, ma questo è inaudito di fronte invece alla necessità di spostare passeggeri dalla strada alla ferrovia. Quindi i tempi anche lì noi dobbiamo sicuramente affrontarli, accorciarli, creare quelle condizioni anche molto rapide per dare una risposta nelle infrastrutture che sono intorno all'aeroporto.